Piazza Cairoli sempre peggio, in attesa di un finanziamento per un progetto di riqualificazione che non si riesce ad inserire negli impegni a breve termine dell'amministrazione comunale. Eppure uno dei principali luoghi di ritrovo della città è ormai letteralmente devastato. Anche se Palazzo Zanca rimane a rischio di dissesto economico, il cuore di Messina non può presentarsi in queste condizioni. Il parquet totalmente devastato e non solo nell'area recintata, sporcizia, segnali evidenti di abbandono, un degrado inaccettabile a pochi metri dalle attività commerciali in quello che era il salotto della città. Servono circa 700.000 euro per ridare dignità a Piazza Cairoli. Esiste già un progetto di massima, ma anche i 388.000 euro che il Consiglio Comunale aveva deciso di destinare alla riqualificazione dell'area, prelevando dai fondi TASI, sono stati poi destinati ad altro. L'assessore al bilancio, Luca Heller, intervenuto il 15 luglio scorso, durante il dibattito pubblico organizzato dal presidente della Commissione Commercio, Daniele Zuccarello, spiegava la questione delle risorse economiche. Si è dovuto cambiare il finanziamento a quest'opera ed è stata portata nel piano degli investimenti che attualmente è allegato al bilancio di previsione 16-18, finanziato con fondi vincolati ad investimenti. I messinesi devono dunque aspettare che il comune approvi i suoi documenti contabili, poi appalto e lavori. Tanto, troppo tempo per Piazza Cairoli, mai così in basso.